Allora, quindi ti sento bene, ti vedo anche bene, Franci, quindi direi che siamo perfetti. Allora, direi a questo punto di cominciare pian pianino, con calma, innanzitutto salutando tutti i partecipanti di questo gruppo di lavoro, come dicevo poco fa, alcuni nomi ormai li conosco a memoria, con piacere. Inizierò ricordando che questa è la ottava, penso, se non nona, lezione, tra virgolette, che facciamo insieme, quindi ci stiamo avvicinando rapidamente alla fine di questo nostro infinito percorso che portiamo avanti ormai, cos'era? Era forse metà aprile, se non sbaglio, quindi eravamo molto lontani da poter immaginare in questo momento di doverci giocare la zona di share e di audience con una giornata bellissima al sole e tutte quante le cose. Per questo motivo, ancora di più, vi ringrazio di essere qui. E insomma, con buona pace di chi invece questo incontro lo vedrà registrato più avanti. Per cui, insomma, la volta scorsa abbiamo avuto il piacere di avere con noi Francesco Nappi, che ci ha aiutato a riflettere sull'importanza dell'incipit nel momento in cui scriviamo un testo. Abbiamo coniato, quindi abbiamo, diciamo così, declinato il suo insegnamento in una prova pratica, cercando di scrivere quindi l'inizio di un post delicato, il post che comunica la riapertura di un'attività commerciale dopo questa emergenza Covid, per capire proprio com'è importante la primissima frase di un post. Ecco, detto questo, ho ricevuto diverse prove da parte vostra, ma come sapete, per quanto riguarda le esercitazioni, lo spazio è ampio, nel senso che anche se arrivano in ritardo non c'è nessun tipo di problema, figuratevi, anzi mi scuso io se ovviamente complice il ritorno un po' delle attività civili e incivili, non riesco sempre a darvi un feedback immediato. Per quanto riguarda le prove che invece riguardano Greenpeace, le sto raccogliendo così se le accolla tutta la Nicole, visto che è il suo settore specifico di competenza, chi meglio di lei per occuparsi delle sperimentazioni in questo senso. Oggi l'incontro che faremo è molto interessante anche per me. Sono pronta con la mia penna e taccuino a prendere molti appunti in questo incontro, perché ho il piacere di presentarvi un'amica e una collega, Francesca Flaminio, che si occuperà con noi dei social media. Dunque, la sua è una competenza non soltanto di carattere professionale, una competenza anche che viene sviluppata con passione nel privato e sperimentata quotidianamente sul suo stesso profilo. Questo credo sia un momento molto interessante, quindi per sentire il tuo punto di vista come specialista di questo settore, ma anche vista generalmente la vicinanza di età con la gran parte di questo gruppo di lavoro, sono sicura che molti avranno tante domande per te, e perché questa è l'opportunità anche per domandare a un influencer tante cose che agli influencer noi non possiamo ovviamente chiedere perché non ci sono i canali. Quindi Franci, io ti farò da segretaria, se hai piacere cercherò di segnarmi le domande che i ragazzi potranno farti in chat. So che tu hai preparato il tuo intervento, per cui chiedo gentilmente ai nostri compagni di gruppo di lavoro di aspettare magari la fine di questo tuo discorso per intavolare un dibattito e una discussione, di cui ti ringrazio anticipatamente. Per cui ecco, se ti va di raccontarci un po' come hai cominciato il tuo percorso all'interno del mondo dei social network, noi pendiamo dalle tue labbra. Allora, prima di tutto, buonasera a tutti, grazie per la piccola introduzione di Lucia. E come appunto ho appena detto, oggi parleremo di social media. Sembrerà banale, ma è importante definire cosa sono i social media. I social sono dei mezzi di comunicazione che mettono in relazione le persone in modo reticolare e bidirezionale. Inoltre consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti. Di conseguenza parliamo di UGC, quindi User Generated Content. I social media hanno tre caratteristiche fondamentali, ossia i profili, le connessioni e le funzioni. I profili, appunto, sappiamo che gli utenti possono creare dei profili che sono identificabili in modo univoco. E come ho detto prima, sono costituiti da UGC e dati di sistema. Per quanto riguarda invece le connessioni, sappiamo tutti che si possono articolare pubblicamente delle connessioni, che sono le amicizie o gli interessi, e possono essere visualizzate ed esplorate anche dagli altri utenti.
Per quanto riguarda le intuizioni, invece, è possibile produrre, consumare e interagire con i flussi UGC. Quindi gli utenti possono creare dei contenuti che siano fotografici, video, musicali o anche magari scritti e possono ricevere delle interazioni da parte degli altri utenti. È importante anche capire gli effetti di queste interazioni. Infatti, spesso generano dei discorsi e dei dialoghi positivi, costruttivi, di crescita. Questo purtroppo non succede sempre, infatti, come anche afferma il Report Digital 2020 di We Are Social, vediamo che più di una persona su due ha espresso delle gravi preoccupazioni per quanto riguarda la tematica delle fake news. Sulla popolazione italiana vediamo che sono ben il 52%. Anche in questo periodo di Covid c'è stata una grande diffusione di fake news. Di conseguenza, c'è una difficoltà nello scindere le notizie reali, le notizie parzialmente reali e quelle invece totalmente fake. Tanto che Facebook ha introdotto una funzione di review per gli articoli ed è possibile quindi segnalare ciò che è una fake news. Inoltre c'è un'altra preoccupazione che è quella che interessa di più la popolazione italiana, che è quella del trattamento dei dati da parte delle piattaforme e delle aziende. Infatti, vediamo come per esempio su ogni sito su cui si naviga abbiamo l'accettazione quasi obbligatoria dei cookies e questo ha portato contestualmente all'utilizzo di strumenti come Adblocking, sempre più utilizzati dagli italiani e infatti vediamo una crescita dal 35% nel 2019 al 40% nel 2020. Questo ci porta a chiederci quali sono quindi i social media più utilizzati nel 2020, se abbiamo questo tipo di paure. Sul podio vediamo in assoluto YouTube, a seguire WhatsApp e poi Facebook. YouTube è il social più utilizzato per il semplice fatto che è il social più completo. Nonostante abbia la possibilità di far monetizzare aziende, brand e singole persone, è comunque un social che spinge all'utilizzo. Infatti, possiamo trovare dall'informazione, possiamo scegliere che tipo di informazione recepire, possiamo scegliere di chi fidarci per tale informazione, ma possiamo anche scegliere da chi farci intrattenere. Quindi parliamo sempre degli YouTuber, ma allo stesso tempo possiamo anche scegliere di fare degli acquisti, che può essere YouTube Music, può essere YouTube Gaming, ma può essere anche il noleggio di film in piattaforma. Quindi parliamo anche di vendita o noleggio. Per quanto riguarda invece WhatsApp, lo troviamo al secondo posto ed è definito come social media in una maniera un po' più trasversale, in quanto se YouTube è un social di aggancio del cliente, quindi con la persona, con la rappresentazione del sé, io aggancio un cliente, con WhatsApp invece posso continuare ad affiliarlo. WhatsApp è molto personale in quanto prevede l'acquisizione di un numero di telefono, che è un dato personale sensibile, in quanto tutto ciò che è di più privato in una persona, a meno che non sia un numero aziendale. Quindi a disposizione il numero di telefono, continua a inviare dei messaggi che possono essere anche stile broadcasting per tenere aggiornato e per tenere viva l'attenzione da parte dello user. Per quanto riguarda Facebook, sappiamo che è il primo social network, il primo vero social network ed è molto usato sia perché abbiamo una bava digitale di vecchi boomer, insomma. In più abbiamo anche tutta la fascia adulta, partendo da una fascia dei 50 anni in su, quindi abbiamo anche tutti i genitori, alcuni anche i nonni su Facebook. E a seguire abbiamo Instagram. Instagram è un'app più, appunto, è un'app ed è più innovativa.
è un po' vincolante in quanto non necessita di un PC, ma necessita esclusivamente di uno smartphone. Quindi bisogna partire dall'avere lo smartphone con il sistema operativo adatto, aggiornato, per poter avere questa applicazione e tutti i suoi aggiornamenti. In più è un'applicazione principalmente visiva. È da ricordare che sia Facebook che Instagram sono dotati di uno scorrimento verticale infinito, quindi sono pensati proprio per non uscire mai dall'app. A seguire abbiamo Facebook Messenger, anche questa è un canale di affiliazione. Twitter, LinkedIn, Pinterest, Skype e Snapchat. E questa è la top 10 dei social media più diffusi. Però ne abbiamo dimenticato uno, che è TikTok. TikTok è una rivelazione del 2020. In realtà TikTok è nato come Musical.ly ed era un'applicazione per produrre dei video in maniera quasi istantanea, da 15 secondi a un minuto, con balletti e coreografie per intrattenere. Anche qui abbiamo uno scorrimento verticale infinito. E in Italia abbiamo adozione già all'11%, che è un indice di una penetrazione ancora più grande sulla base demografica presente nella piattaforma. Quindi abbiamo la generazione Z. Per comprendere i social network al massimo, però, dobbiamo fare un attimo un passo indietro e dobbiamo andare al 1997, quando è nato il primo social network in assoluto, che è 6degrees. 6degrees era una piattaforma in cui l'obiettivo principale era quello di costruire una rete di relazioni basate sulla conoscenza diretta e sui contatti dinamici e principalmente sugli stessi amici in comune. Non si potevano pubblicare contenuti, ma solo scambiare messaggi diretti con gli altri. Questa piattaforma però è online solo 3 anni, quindi dal 1997 al 2000. Per svariati motivi, tra cui ha un modello di business convenzionale che vendeva spazi pubblicitari per finanziarsi, e in più gli utenti stentano a crescere, quindi le aziende non capivano perché avrebbero dovuto investire su questa piattaforma. Subito dopo, in America si sviluppa un fenomeno digitale molto particolare. Abbiamo tre social network che sono Asian Avenue, Black Planet e MeHente. Sono dei social network di nicchia perché pensati per dividere le fasce di popolazione in base alla loro etnia. Dal nome possiamo capire qual è l'etnia di ogni applicazione. E in queste vediamo una relazione asimmetrica, in quanto, cioè, come quella di Instagram e Twitter, cioè la re relazione del following, quindi non più dell'amicizia comune, ma del following. In queste applicazioni, in questi social, abbiamo anche una gerarchizzazione degli utenti in base alla partecipazione, cioè più si partecipa, più si cresce all'interno della piattaforma, più si ha la possibilità di accedere a servizi differenti. Si sostengono con la vendita di spazi pubblicitari e abbonamenti per questi servizi avanzati. Sia Asian Avenue che MeHente hanno chiuso dopo 3 anni, mentre Black Planet esiste ancora oggi. La fase aurorale dei social si conclude con la nascita di Friendster, che nasce nel 2002, qualcuno forse se lo ricorda, ed è stato il primo social network moderno, cioè che consente di creare dei profili, delle referenze, dei commenti pubblici e delle reti di amici trasversali pubblicamente. Chiude nel 2009 per trasformarsi poi in un sito di intrattenimento. Dopo Friendster abbiamo una prima fase. Questa prima fase darà poi vita a Facebook. Questa fase si apre con la nascita di LinkedIn, che nasce appunto nel 2003. E inizialmente è totalmente diverso da quello che è oggi. Infatti c'era solo un profilo statico con il quale connettersi con gli altri utenti. E un social come oggi, focalizzato esclusivamente sul lavoro, ma non si aveva la possibilità di pubblicare ulteriori contenuti. Oggi invece si possono postare degli stati, dei link e si basa su una relazione di fiducia tra gli utenti con l'obiettivo di migliorare la propria condizione professionale attraverso i legami in comune. In seguito abbiamo sempre nel 2003 anche MySpace. MySpace dà la possibilità di personalizzare il proprio profilo grazie
ad un bug della piattaforma con immagini, sfondi, si poteva modificare anche il cursore e colori. E grazie a questo si poteva esprimere al meglio la presentazione del sé e l'esibizione delle proprie relazioni. Questo era fondamentale perché il target di MySpace era principalmente i giovani che avevano, la maggior parte di loro, interessi musicali o delle band. Infatti, altre funzioni sono quella di poter inserire dei file MP3 e video, inviare dei messaggi privati e realizzare delle forme di blog. Quindi potersi esprimere anche in maniera verbale. Nel 2005 però è stato in parte acquisito dalla News Corporation. Concludiamo la prima fase con la nascita di Facebook nel 2004. Nasce, sappiamo come ha rivelato più volte Zuckerberg, come annuario universitario e quindi permette la presentazione del sé in forma statica nell'ambito di una comunità esistente già su un territorio. Dà la possibilità, come sappiamo tutti, di condividere immagini, di assegnare a queste dei tag e di costruire un piccolo blog fotografico. Le altre attività che consente sono quelle di condividere i contenuti, chattare con altri utenti, creare dei gruppi, organizzare le immagini con tag definiti dagli altri utenti. Inoltre, una nuova caratteristica introdotta nei social è la gestione della privacy. Cosa che prima non si poteva fare. Prima si vendevano automaticamente tutti i propri dati sensibili e non alle compagnie, invece in questo caso abbiamo un filtro. Quindi questo social porta la piattaforma del social networking ad uno snodo e vediamo che vi è una produttività e una partecipazione degli utenti con una centralità delle pratiche di condivisione e la generazione di contenuti e forma di categorizzazione dal basso. Dopo Facebook abbiamo una seconda fase, quindi dopo Facebook vediamo l'espansione del social networking. Nasce con YouTube, che ha vita nel 2005 ed ha come slogan Broadcast Yourself, cioè dà la possibilità di archiviare e condividere i propri video in rete dopo aver creato un profilo personale. Le altre caratteristiche di YouTube sono segnalare i contenuti migliori e condividere i video con gli amici. Il contenuto in questo caso diventa prioritario sulle relazioni sociali e gli utenti diventano prosumer, cioè produttori consumatori. C'è un avvenimento molto importante nel 2006 in quanto Google acquisisce YouTube e cambia la piattaforma trasformandola da UGC, quindi User Generated Content, a PGG, Professional Generated Content. Viene introdotto inoltre il copyright per i video, vengono introdotti strumenti di promozione aziendale come video in evidenza, acquisto di keyword e partnership con produttori e emittenti. E quindi si ritorna a quello che dicevo prima, cioè la possibilità di monetizzare i propri contenuti. Singolarmente, quindi guadagnare sulle views, guadagnare tramite l'advertising, oppure guadagnare tramite le sponsorizzazioni da parte di aziende. Un ulteriore social network che ha segnato l'evoluzione del mondo del networking è Twitter, che nasce nel 2006 e si diffonde per sostituire gli SMS, quindi per far comunicare una piccola rete di amici entro i 140 caratteri ed aggiornarli sulle novità del momento. È possibile commentare, rispondere citando l'autore e dal 2009 è stato introdotto il retweet, quindi la ricondivisione. Inoltre la particolarità di Twitter è che è interoperabile perché consente di condividere contenuti che provengono da altre piattaforme. Un altro social di minore peso, ma comunque molto conosciuto, è Tumblr. Nasce nel 2007 ed è un social essenziale, infatti non è altro che una piattaforma di gestione di blog. Il formato dei post è simile a brevi prodotti multimediali che possono integrare foto, video e link. Abbiamo poi una terza fase, dove i social network si devono consolidare e coevolvere. Infatti vediamo che Twitter e YouTube sono soggetti a una coevoluzione, mentre abbiamo un consolidamento dai social network statici ai social network dinamici.
Quindi Facebook ha fatto completamente la differenza, tant'è che nonostante l'Italia apra nel 2006, il primo boom effettivo lo ha nel settembre 2008 e gli elementi centrali di questa fase sono sempre il profilo e la rete sociale. Nel 2010 abbiamo un'innovazione, abbiamo l'importanza dell'immagine con altri due social network che sono Pinterest e Instagram. Pinterest nasce nel 2010 e, come ho detto, è focalizzato sulle immagini che provengono dal web o da altre fonti. Il profilo utente è inizialmente l'elemento centrale, assieme alla bacheca, che è lo spazio di ricostruzione identitario. In seguito il profilo diventa sempre meno necessario e sono sempre più in primo piano le bacheche. Per quanto riguarda Pinterest, invece, è un social che ti spinge ad uscire dalla piattaforma, poiché cliccando i risultati di ricerca ti porta su un altro tab. Instagram, invece, nasce anche questo nel 2010 e nasce come app ed è una piattaforma anche questa interoperabile, cioè come app ti permette di modificare le foto con i filtri e pubblicare il contenuto anche su altri social che sono collegati. I social ad oggi collegati direttamente nel momento della condivisione sono Facebook, Twitter e Tumblr. Le relazioni in questo caso sono asimmetriche, cioè vi è la relazione del following. La community è costituita principalmente da Igers, il popolo di Instagram si chiama Igers, e condividono le stesse passioni e sono localizzati. Nel 2012 Instagram viene acquistato da Facebook e come questo ha assunto la pubblicità in app e non comunica più solo ad una persona, ma a un pubblico molto più vasto. Quindi se all'inizio Instagram era per comunicare con la propria nicchia di amici cosa si stesse facendo in quel momento tramite un'immagine, ad oggi Instagram comunica ad un pubblico mondiale. Dall'acquisizione da parte di Facebook nascono le stories che appunto si diffondono sia su Facebook che su Instagram e in seguito anche su WhatsApp ed hanno la forma del self-broadcasting. Per quanto riguarda i social, è importante farne anche una piccola analisi e capire quali sono i paradigmi sui fondano i social network. I tre paradigmi principali sono approccio, performance e audience, che si possono svincolare in tre maniere. Per quanto riguarda l'approccio, abbiamo la performance di gusto, quindi l'arricchimento della performance identitaria. Sui social, la presentazione del sé non è per forza corrispondente a quella della realtà offline. In questo caso parliamo di realtà online e realtà offline perché sono entrambe realtà che hanno effetto l'una sull'altra. Non si parla di inganno, ma si parla di appunto arricchimento della performance identitaria, quindi far uscire dei lati differenti anche grazie agli strumenti che ci forniscono queste piattaforme. Sempre per l'approccio parliamo anche di inserimento in un gruppo, quindi parlavamo prima di community, le community che si danno dei nomi, come per esempio Igers, quindi l'aggregazione con soggetti che condividono un'affinità culturale. Nella realtà offline è molto più difficile che io riesca ad incontrare una persona magari che apprezza la mia stessa musica. Nella realtà online invece è molto più facile che vedendo tra i like dell'interesse di quel determinato genere musicale, io riesca a intercettare delle persone con i miei stessi interessi. Inoltre abbiamo il profilo come strumento di affiliazione, infatti consente di riconoscere le regole e le forme di interazione sociale e applicarle al contesto. E infine, sempre per l'approccio, abbiamo la standardizzazione dei profili, cioè un aggiustamento e un'evoluzione continua del proprio profilo. Per quanto riguarda invece la performance, dobbiamo prima di tutto stabilire che l'audience è un pubblico invisibile e può essere multiplo e disconnesso. Inoltre, la performance si basa su un concetto fondamentale, cioè la networked publics. La networked publics si snoda in persistenza, quindi una performance deve essere persistente, ricercabile, replicabile
e nel mondo online deve essere invisibile. La performance non deve trasparire, nel senso, non bisogna dare l'idea di star recitando un personaggio, nonostante molti personaggi, molte persone interpretino un personaggio sui social, che magari nella realtà sono totalmente diverse. La cosa fondamentale è che il pubblico deve percepire quella performance reale. In più, i social sono caratterizzati dal collasso dei contesti, cioè parliamo di una errata immaginazione dell'audience. Per esempio, io pubblico un'immagine perché io pubblico perché immagino la mia audience, cioè quello che pubblico su Instagram è perché ho una determinata audience, non lo pubblico su LinkedIn perché quel tipo di audience non lo capirebbe. E in più abbiamo il monitoraggio del feedback. Infine abbiamo appunto l'audience. L'audience prevede l'utilizzo di diverse piattaforme e consente di attivare molteplici forme di presentazione del sé e di socialità. In più, si è creato anche una problematica, cioè la ridefinizione dello spazio, in quanto i social non hanno né una definizione di luogo né di spazio condiviso. E quindi c'è la problematica della definizione delle norme dell'agire sociale. E questo fa parte anche di una branca del diritto che purtroppo non è stato ancora approvato, non ci sono delle leggi, non c'è una carta che definisce determinate leggi online. Purtroppo sull'online ci si rifà molto al buon senso. Fortunatamente pian piano ci stiamo evolvendo in questo campo, perché purtroppo le stesse problematiche che ci sono nella realtà offline si riportano nella realtà online, anzi hanno un grado di diffusione molto più ampio, e quindi anche il semplice diffondere un'immagine per la quale non è stato dato un consenso, oppure un'immagine diffamatoria online, è sempre più difficile riportarlo all'offline. Le conseguenze ci sono offline, ma la punizione non c'è, e quindi questo è un problema piuttosto grave. E poi abbiamo la definizione di media connettivi. Abbiamo quindi una struttura reticolare non solo tra utenti, ma anche con i brand e con i soggetti rilevanti. Quello che dicevo prima sono appunto gli effetti dei social media. Gli effetti dei social media li abbiamo nella realtà offline, ma li abbiamo anche nella realtà online, quindi molti cercano di capire come funzionano i social media, su che criteri si basano, anche se le piattaforme non diffondono le loro logiche e i criteri degli algoritmi, anche perché questi in realtà sono caratterizzati da attività relazionali, quindi provengono dall'utente, agiscono su input. Come per esempio i like, le condivisioni e i commenti influenzano il flusso. Per esempio, Facebook all'inizio mostrava in linea temporale Facebook, come così poi Instagram, mostravano in linea temporale tutte le attività degli amici. Quando la popolazione, perché parliamo proprio di popolazione di Facebook e di Instagram, ha incominciato a crescere, l'applicazione ha introdotto un algoritmo. Se io continuavo a interagire con quella pagina, mi venivano mostrati aggiornamenti di quella pagina a sfavore di una con cui non interagivo, nonostante ci fosse il collegamento, il following, il like o l'amicizia. Infatti, all'inizio i social sembravano quasi democratici, cioè facevano emergere le logiche alternative ai mass media. Poi le logiche di popolarità sono diventate sempre più sofisticate, sempre più simili a quelle dei mass media. Infatti, vi è l'algoritmo secondo cui appaiono nella bacheca degli utenti solo i post più popolari. Infatti, vediamo anche che la convenienza sociotecnica della piattaforma in rete per la connessione dei contenuti alle attività degli utenti e degli inserzionisti non riguarda solo il fatto che le persone parlino di qualcosa in comune, ma che ci sia anche un mutamento reciproco tra le attività degli utenti. Quindi la conseguenza è che si possono creare delle target audiences e vedere chiaramente qual è il target specifico di un determinato soggetto multimediale.
Inoltre, grazie alla nascita delle piattaforme, dei social network, è stato possibile rendere i dati molti aspetti del mondo che non sono mai stati quantificati prima. E ciò significa codificare e trasformare i comportamenti degli utenti e altri numerosi aspetti. I dati però non sono neutrali, ma sono già veicolati e interpretati, per esempio dalle reactions. E da qui nascono questioni importanti come appunto la privacy, il consenso e l'etica del trattamento dei dati, la sorveglianza commerciale e l'utilità pubblica. Quindi parliamo di safety check. Adesso veniamo a ciò che succede dietro i social, quindi la strategia. In questo caso parliamo di social media strategy. La social media strategy non è altro che un insieme di elementi che permette ad un messaggio di essere concepito, partire, arrivare ed essere percepito nel modo più pulito e aderente possibile nel rispetto delle intenzioni iniziali. La strategia dei social media si divide in advertising, analisi, brand identity e creatività. Adesso le vedremo pian piano. Per quanto riguarda l'advertising, vi è l'analisi prima di tutto del soggetto emittente e poi l'analisi del mercato in cui il soggetto si inserisce. Per analizzare il soggetto emittente, dobbiamo porci delle domande, come per esempio chi è, cosa ha fatto finora, cosa comunica e da cosa derivano gli obiettivi che si pone e soprattutto come viene percepito all'esterno. Mentre per quanto riguarda l'analisi del mercato in cui il soggetto si inserisce, è fondamentale prendere in considerazione i dati quantitativi e qualitativi rispetto ai soggetti che operano e comunicano nel mercato in cui il soggetto emittente si inserisce. Ma spieghiamolo in maniera un po' più pratica. Allora, spesso sui social il target di riferimento è lo stesso di tanti altri. E quindi è necessario prima di tutto analizzare il chi, come e cosa dei competitor, quindi dei diretti concorrenti, e dei comparable, che sono i soggetti comparabili dal punto di vista di marketing e comunicazione. Questa operazione si chiama benchmark e non è altro che un'analisi di tutto ciò che succede attorno ai soggetti comunicanti e al brand. Questo benchmark serve a stabilire quali sono i limiti e i vantaggi della comunicazione che si struttura, capire se cosa funziona e cosa no, evitare delle sovrapposizioni, individuare gli errori e i margini di miglioramento, impostare una strategia solida, soprattutto basata sulla concretezza della comunicazione reale. Per quanto invece riguarda l'analisi, bisogna impostare la propria comunicazione verso uno scopo concreto e tangibile, quindi misurabile e soprattutto monetizzabile. Per esempio, per raggiungere questo obiettivo, potrebbe essere necessario costruire una community, magari per il lancio di un nuovo prodotto. Prendiamo ad esempio proprio la Apple, che comunica un tot di tempo prima la data del lancio del nuovo iPhone, in modo che così nel web, ma anche al di fuori, si mobilitino tutte le personalità interessate a quel prodotto e quindi si può fare una piccola previsione di vendita. Oppure si può anche generare del traffico, quindi su un sito ovviamente o su una specifica pagina web. E questo ci farà capire quante persone hanno svolto delle azioni sulla comunicazione iniziata. Per esempio, Facebook, appunto, e Instagram sono proprio pensati per non farti uscire dall'applicazione, differentemente dai risultati di Google, sui quali ci si clicca e si viene trasportati su un'altra tab. Infine, può essere anche importante, ed è penso una dei fondamenti più interessanti e più importanti della comunicazione, che sono i contatti, raccogliere i contatti. I contatti li possiamo raccogliere per una newsletter, li possiamo raccogliere appunto per un broadcasting su WhatsApp o su Telegram, facendo magari compilare dei form da parte dei consumatori quando accedono al sito o quando acquistano un prodotto. Adesso abbiamo parlato principalmente di numeri, di analisi.
Un altro tassello della strategia è sicuramente più personale, più emotivo anche, più enfatico, ed è la brand identity. La brand identity ha lo scopo di aumentare il valore percepito da un consumatore rispetto a un determinato prodotto, brand o personalità. La brand identity si suddivide in brand reputation e brand awareness. La brand reputation è la considerazione di cui un brand gode in virtù della sua capacità di soddisfare le aspettative del proprio pubblico. Quindi partiamo già da una conoscenza del brand, mentre la brand awareness è il grado di conoscenza della marca da parte del pubblico, proprio perché non tutte le marche, i brand o le personalità sono conosciute. I loro obiettivi, e il punto del loro obiettivo è quello di fare in modo di suscitare un'emozione nei confronti del consumatore. La branding awareness non è altro che l'insieme di tutte le tecniche, sia social che non, per farsi conoscere e far sì che le persone si ricordino del brand. Quindi, quando si parla di branding, si parla di quello che sentono i consumatori, dei valori che sono percepiti da parte dei consumatori. E infine, veniamo alla creatività. La creatività è la parte, penso, più divertente, la parte più stimolante, perché non è compilativa, la creatività non è binaria, però nonostante tutto segue comunque tre fasi e sono piuttosto rigide. La creatività si svincola in tre fasi del visual storytelling. La prima è l'immagine esteticamente piacevole, cioè immagini armoniche che attirano l'occhio, che danno piacere a chi guarda e soprattutto che rendono riconoscibile l'autore. Il punto fondamentale della prima fase, che deve restare la prima, poiché l'immagine piacevole, l'immagine soddisfacente, l'immagine attraente è il punto di partenza e non quello di arrivo, poiché le immagini sono il veicolo attraverso cui si trasmette un messaggio di valore. E infatti il secondo punto sono proprio i valori. Perché essere online? Cosa fa materialmente la comunicazione degli uni con gli altri? Queste possono essere alcune domande che ci possiamo porre per incominciare a definire i valori costruiti dietro ad un'immagine. È fondamentale avere ben chiaro cosa si vuole comunicare attraverso il singolo contenuto e soprattutto attraverso la contestualizzazione nella community, perché spesso un messaggio ben chiaro può essere inteso, può essere frainteso proprio perché non contestualizzato nella giusta maniera nella community. E infine parliamo di follower. I follower sono che piacciono a tutti, ovviamente, i grossi numeri interessano sempre, ma non dobbiamo farci ingannare. Perché i follower sono persone interessate a ciò che viene pubblicato, quindi al messaggio che viene veicolato, e sono solo dopo dei potenziali clienti. Quindi, riconducendoci al primo punto, i follower non sono il punto di partenza, ma quello di arrivo. Io non produco immagini esteticamente piacevoli perché ho i follower. Io produco immagini esteticamente piacevoli con un messaggio, così riesco ad attrarre dei follower che creeranno la mia community. Per creare dei contenuti, tutti pensano che sia, per creare dei bei contenuti, pensano che sia strettamente necessaria una fotocamera professionale, Photoshop, tutto il pacchetto Adobe di grafica. Sì, sicuramente crea un'immagine da un certo punto di vista più professionale, ma al giorno d'oggi, grazie ad uno smartphone e una buona fotocamera, la creatività ci può cogliere in qualsiasi momento e noi possiamo condividere la nostra creatività in qualsiasi momento. Infatti, io negli anni ho cercato di mettere insieme delle applicazioni che possano dare dei risultati piuttosto professionali. Quindi applicazioni da smartphone che possono dare un risultato medio-alto. Prima di tutto c'è bisogno di una buona fotocamera dello smartphone. Adesso quasi tutti i cellulari ne sono dotati, quindi non ci dovrebbero essere problemi.
Per quanto riguarda invece le applicazioni di editing, chi lo possiede, sicuramente io gli dico tutta la vita Photoshop sul computer, ma chi non lo possiede tranquillamente può svolgere lo stesso identico lavoro con Snapseed. Snapseed è un'applicazione di fotoritocco, cioè il suo punto di forza, perché in realtà ha tanti tool per modificare, ma il suo punto di forza è il fotoritocco selettivo, cioè la possibilità di selezionare un'area, magari anche per colore, e incrementare o diminuire solo in quell'area luminosità, contrasto, saturazione, eccetera. Mentre per quanto riguarda la creazione di preset, i preset sono delle ricette, dell'editing, dei filtri colore, no? Se così vogliamo dire, che rendono sì esteticamente piacevole il singolo contenuto, ma rendono anche piacevole ed appagante lo scrolling, per esempio su Instagram, del profilo di tutte le foto messe insieme. Le foto armonizzate dallo stesso filtro colore possono dare anche un messaggio, non solo quindi con il singolo contenuto, ma anche con le foto insieme. Le app per creare i preset sono o VSCOCAM o Lightroom. Sono entrambe parzialmente a pagamento, ma la parte, diciamo, gratuita, è ottimale per poter fare tutto ciò che serve. Lightroom fa parte del pacchetto Adobe e vi è anche la versione per desktop, ma quella mobile è comunque performante. Inoltre, un'altra applicazione che funge un po' da Photoshop è Touch Retouch. Touch Retouch serve per correggere eventuali errori o elementi di distrazione. Quindi abbiamo un puntino nero sulla fotocamera, un riflesso che non ci piace. Touch Retouch, grazie all'algoritmo presente nell'applicazione, sviluppa la funzione del clona e quindi copre tutto ciò che noi non vogliamo vedere. E infine abbiamo Canva. Canva è un'applicazione presente sia online per desktop sia per mobile e serve a creare delle grafiche grazie a dei template. Canva è utile per chi è poco pratico appunto della grafica, sia grazie appunto ai template in cui basta semplicemente sostituire poi gli elementi di nostro gradimento, ma è anche molto utile per darci le giuste misure per quanto riguarda gli elementi social, quindi che può essere le misure della copertina Facebook, possono essere le giuste misure per i post Facebook e Instagram. Per esempio, la giusta misura per i post potrebbe essere 1:1, quindi quadrato, o anche molto utile in 4:3. In 4:3 su Instagram è consigliata, in quanto essendo più lunga che larga, permette una maggiore permanenza sul contenuto, oppure anche magari per le stories. Le stories hanno un formato diverso rispetto a quello del post, infatti sono i 9:16. Per quanto riguarda invece l'ultimo elemento, ma che è comunque fondamentale, abbiamo gli hashtag. Gli hashtag servono non solo a riunire i contenuti, ma anche le persone che si riconoscono in qualcosa. E gli hashtag danno vita a un vero e proprio sottolinguaggio comune. Per esempio, un hashtag deve essere breve, simpatico, se possibile, e facile da ricordare. Un esempio è quello di Happy Socks, del famoso brand appunto di calzini, che chiede ai suoi influencer di fotografare calzini in situazioni particolari, in situazioni divertenti. Inoltre poi abbiamo anche gli hashtag di community, come per esempio Alberstorino, Felice Adesso, Moments Collected, e spesso sono lanciati o da Instagrammers, blogger o fotografi di talento, o anche da progetti che comunque diventano piuttosto importanti sui social. Un esercizio magari carino potrebbe essere quello di pensare a un contenuto che può essere grafico, può essere fotografico, può essere concettuale,
realizzarlo se possibile, magari con le applicazioni suggerite, pensare a un copy che veicoli il messaggio che è stato pensato appunto anche per il contenuto fotografico, che sia ovviamente attinente, e aggiungere dai 4 ai 5 hashtag che possano essere di community, di interesse o magari anche famosi. Potrebbe essere un'idea magari interessante. Assolutamente, sì, infatti ho segnato tutto di questo esercizio. Grazie. Certo. Senti, quanta roba, ma e mentre ti sentivo raccontare tutta questa storia scoprivo un sacco di retroscena che ignoravo completamente. A me viene spontaneo mettere le mani avanti e pensare a una seconda puntata, per forza, perché c'è troppo materiale, per cui se chiedo così in diretta, però proprio credo che valga la pena sui social in questo momento lavorare tanto, no? Cioè, è uno strumento importantissimo e mi sa che abbiamo tantissimo da approfondire. Ci hai fatto una panoramica incredibile di cose pazzesca. Senti, io a questo punto mi piacerebbe iniziare un po' di dialogo con la promessa però appunto di tornare, ovviamente se ti fa piacere, ecco, di approfondire in puntata 2. Vorrei chiederti invece, nella tua esperienza privata, quali strumenti hai usato? Come ti sei divertita? Cioè, se ti va di condividere un po' del tuo retroscena personale, l'app di cui ti sei innamorata, quella che invece detesti, o gli strumenti che trovi più fighi e quelli più complicati, insomma, se ti va di darci il tuo punto di vista su questo. Certo, allora ti dico che io ho iniziato a sperimentare con la modifica e la manipolazione del digitale a 15 anni appunto con Photoshop scaricato in maniera wild, però volevo iniziare, volevo capire, mi piaceva, quindi tutorial di YouTube e Photoshop alla mano ho cominciato a creare. E quindi da lì ho capito che mi piaceva sicuramente modificare le foto e quindi vedere da un contenuto magari neutro iniziale cosa ne poteva uscire. Di conseguenza l'app per cui ho completamente perso la testa è sicuramente PixArt, che non ho consigliato per il semplice fatto che, a parte che adesso ha inserito delle funzioni gold, quindi a pagamento, non è più performante al 100%. E poi perché è piuttosto complicata, soprattutto in device come il mobile, lavorare in spazi così stretti. A lungo andare uno fa perdere proprio la vista e poi è anche snervante allo stesso tempo, perché magari vuoi cancellare quel piccolo pallino, è un pixel e non se ne va. Quindi per chi ha le prime armi è un po' scoraggiante, quindi non lo consiglio in quel senso, però permette di manipolare le fotografie in maniera strabiliante come se fosse davvero Photoshop e pensare di poterlo fare su uno schermo piccolo come il mobile e con un processore molto più piccolo ovviamente rispetto a quello del desktop è strabiliante. Gli app che detesto non credo ce ne siano, anche perché mi piace sperimentare, mi piace dare una possibilità ad ogni app per capire quali sono le sue potenzialità, quindi non le odio. Ok, questo è già, mi sembra, un ottimo passo pacifista, ecco, molto bene. E invece quando volevo chiederti, visto che appunto adesso inizieremo e poi approfondiremo un sacco di domande insieme, parto io con la prima, se posso, e mi piacerebbe capire insieme a te come è successo nel tuo percorso che a un certo punto nella tua vita è comparsa la parola influencer, cioè c'è un prima e un dopo, nel tuo vissuto lo vedi come un periodo? Lo vedi un periodo fatto da fasi diverse? C'è stato un giorno in particolare in cui hai preso consapevolezza di questo strumento? Allora, diciamo che vengo da un contesto in cui fa un po' ridere questa cosa, ma a mia madre piaceva spesso filmarmi, filmare me e mio fratello.
Il problema è che non sempre è possibile catturare l'attimo reale, quindi spesso ricreava la scena, quindi capirei bene che crescendo la tendenza era lì. Inoltre, quando è arrivato Facebook, non posso mai dimenticare le preghiere mie e di mio fratello, prima per avere Messenger, MSN, e poi per avere Facebook. E anche lì, con MSN, io ho incominciato una vera e propria rappresentazione di me stessa, con tutte le grafiche nel nome, con le varie emoticon anche lì nel nome, cambiando l'immagine del profilo. Quando c'è stata la possibilità di aprire il blog, il mio primo blog io l'ho aperto a 12 anni, 13 anni, e l'ho ritrovato pochi giorni fa ed è stato allucinante. Adesso è privato, eh. Mi fai E venire in mente un check da lì c'è stato un susseguirsi poi di blog in cui raccontavo della mia vita, erano dei diari segreti sostanzialmente, neanche troppo segreti, però è così. E poi da un giorno ti dirò, mi sentivo un po' sola forse. E quindi mi sono detta, bah, ma apro un blog di moda, mi piace vestirmi, cerco spesso consigli degli outfit, vedevo delle blogger come Chiara Ferragni, Chiara Biasi, e non riuscivo a capire perché sui loro blog loro postassero esclusivamente immagini, quando per quello era Facebook. Il blog era fatto anche per scrivere, cioè, perché non veicolare un messaggio oltre il fatto che siete carine e vestite con vestiti firmati? E da lì ho iniziato un periodo di blogging di 2 anni senza far vedere il mio volto, ma creando semplicemente delle grafiche di outfit, di componenti, insomma. E scrivevo anche per cosa li avevo pensati. Come se stessi chiacchierando appunto con una mia amica. E da lì ho cominciato a sviluppare la mia prima rete di networking. E ho prima di tutto mostrato il mio volto perché poi a un certo punto le persone hanno bisogno di empatia, di vedere chi c'è dietro. E poi in realtà ho capito che era utile aprire anche una pagina Facebook per ricevere ulteriori consigli, per espandere la mia rete network. Quando ho avuto il primo cellulare che reggeva Instagram l'ho scaricato perché io ho scattato foto da quando avevo 10 anni, ed anche delle mie serate quando sui 15-16 anni uscivo con gli amici, sempre macchinetta compatta e si scattavano le foto della serata. E quindi da lì il passaggio è stato breve. E alla fine è una commistione di essere influencer. È il mio personaggio, ma sono anche io. A me piace essere il mio personaggio e mi piace il mio personaggio, quindi sono io. Certo. Senti, ti vengono poste delle domande. Allora, innanzitutto ti viene domandato per cortesia come ti possono trovare sui social. È già iniziato lo Allora, perfetto, stalking. non so se è possibile scaricare già la presentazione che ti ho mandato. Alla fine della presentazione c'è il mio profilo Instagram, il mio contatto mail, in linea di massima Francesca Flaminio su google.io. Francesca Flaminio ha preparato per voi un documento in cui molto gentilmente ha riassunto i contenuti trattati oggi che vi farò avere quindi via mail e lì trovate anche i suoi contatti. Introduco un'altra domanda e io immagino che la prossima ora e la prossima puntata possiamo dedicarla solo a domande, ne avrai credo quei 7 miliardi. La prossima domanda è: che rapporto c'è con le tue follower? Quanta interazione c'è tra te e loro? C'è uno scambio? Allora, io parto avvantaggiata perché io so, conoscendoti, quanto tempo dedichi tu a questa cosa qua e tu sei una molto precisa, molto, molto dedicata a questa cosa. Quindi è una domanda bella ampia, immagino, no? Sì, allora, inizialmente io avevo un po' paura, forse anche per quello che non mostravo il mio volto. Sono sempre stata sicura di me, ma in quell'ambito avevo paura di un giudizio. Quando poi ho deciso di mostrarmi e ho visto che mi ha accolto una community positiva,
mi sono aperta anch'io, di conseguenza cerco di rispondere sempre a tutti i commenti, a tutti i messaggi, messaggi che mi arrivano sulla mail, messaggi che mi arrivano in direct, messaggi che arrivano anche su Facebook, è difficile spesso reperirli tutti, per quel che posso cerco di essere più presente possibile, perché sarebbe inutile una correlazione univoca. La cosa bella è appunto lo scambio. Spesso mi viene chiesto se faccio review di un determinato prodotto piuttosto che di un determinato posto, magari se ho mangiato da qualche parte, come ho mangiato. Ed è divertente perché in realtà è come avere tanti amici. Dall'altro lato c'è comunque un risvolto negativo ed è importante avere una personalità forte in questo senso, perché come ho trovato tante persone amiche, ho anche trovato persone che sparavano i giudizi sulla base di ciò che vedevano. Capisco che magari attraverso i miei social può sembrare che io sia felice, vita perfetta, perché è ovvio che io condivido i momenti positivi, i momenti negativi, un po' per carattere, un po' per forma mentis, se li tengo per me. Dall'altro lato, quindi, c'è anche molta cattiveria, anche perché c'è questo schermo che li protegge. C'è la possibilità di poter fare retrofront, c'è la possibilità di poter, come dicevo prima, magari diffusione di foto senza consenso, che può essere anche semplicemente foto innocenti, hanno per forza di chissà che natura, ma possono veramente rovinare la vita delle persone. Quindi io ci tengo sempre a pensare ai social come se avessimo le persone di fronte. Ed è difficile la situazione. Sì, allora qui ti vengono fatte altre osservazioni, ad esempio se ci sarà la prossima puntata, io a questo punto se Francesca ci dice di sì, per me è di sicuro, anzi, le offrirò io una cena a nome vostro se deciderà di accettare l'invito con piacere. Qui ti viene chiesta un'altra cosa, se puoi approfondire l'hate speech appunto in questa prossima puntata, quindi il rapporto anche negativo con il pubblico, e nel prossimo incontro, chiede Mari. Si può avere qualche indicazione su come si scrivono le caption più efficaci su Instagram? Credo che potremmo proprio divertirci molto, perché no? Quindi il mio consiglio al nostro gruppo di lavoro sarebbe quello di prepararsi, visto che sono adesso le 18:58 e ti liberiamo, però di prepararsi delle domande per la prossima volta. Se volete mandarvele via mail, magari ne seleziono già, perché alcune immagino saranno molto vicine tra loro, molto simili. Quindi se volete in questi giorni approfittare per scrivere queste domande, così io riesco perlomeno a presentare a Francesca un saggio un po' più organizzato del flusso di cose che immagino anche voi come me vogliate sapere da lei. E poi insomma potremmo fare un piccolo momento laboratoriale nel prossimo incontro in cui ci insegni un po', magari guardiamo cose già online, ci insegni il tuo punto di vista sulle caption efficaci per spingere il nostro personaggio, ma anche il nostro brand di riferimento se stiamo lavorando su Instagram a cannone. Poi sarebbe da approfondire anche TikTok, insomma ce ne sarebbero veramente, veramente tante, Franci. Ti ringrazio perché ci hai dato una panoramica così ampia che, oddio, credo che siano più le domande che ho adesso di quelle che ho all'inizio, quindi insomma funziona, evidentemente funziona. Vorrei anche ricordare che Francesca ci ha dato un esercizio prima, forse però a questo punto possiamo pazientare e aspettare il secondo incontro quando insieme a te vedremo un po' come si gestisce la scrittura di una caption di Instagram. Come sempre c'è un consiglio di lettura. Allora, in questo caso, mentre parlavamo, mi è venuto in mente un libro bellissimo che è stato scritto a partire dal 1960 e poi edito nel 72, che è La Bella di Lodi, un libro di Arbasino. Un libro molto bello perché mi è venuto in mente anche per i temi che noi stiamo trattando insieme con Francesca, cioè la società, la socialità, la sua stessa rappresentazione. È un romanzo leggero ma abbastanza controverso, di rottura rispetto allo stilema di quegli anni, anche morale. E La Bella di Lodi, ve lo scrivo in chat, La Bella di Lodi.
di Arbasino. E come scrive Arbasino? Arbasino scrive in maniera molto ricercata, sofisticatissima, ma mi torna in mente anche la lezione che abbiamo fatto con Francesco Nappi. L'incipit di quel romanzo è di una potenza incredibile. Spero ne apprezziate lo stile, la sincerità e l'assenza di retorica. Detto questo, tanti auguri a prepararvi le domande, perché immagino ne avrete, ognuno di voi ne avrà centinaia da porre a Francesca, che ringrazio, è stata più che esaustiva già in questa prima sezione di intervento sui social media. Quindi ti ringrazio moltissimo a nome di tutti e anche il mio primo nome in primo luogo. Grazie, Franci. Grazie a te per avermi invitato. Anzi, a questo punto si crea anche una certa aspettativa sul secondo incontro e sull'incontro con tutte le domande che ti verranno fatte. Quindi preparati, ti offriremo delle bibite da bere durante per rigenerarti e idratarti durante l'incontro. Con la lassa sono pronta. C'era una professionalità anche nel dettaglio, ho apprezzato molto. Niente, grazie a tutti Grazie e ci vediamo a questo punto giovedì per il nostro secondo appuntamento sui social media. Grazie, grazie e ciao a tutti. mille. Ciao. Ciao, grazie mille.